Oggi parliamo di cambiamento. Il cambiamento è la nostra risposta a un evento imprevisto, a una circostanza non utile, non proficua, che non porta vantaggio a nessuno. Comunque sia, è necessario a un certo punto decidere, prendere questa decisione, fare una scelta, muoverci in una direzione e quindi cambiare, gioco forza. Molti di noi hanno paura di questo. Abbiamo visto, quando abbiamo parlato del motivo che ci porta a voler avere ragione o l'ultima parola a tutti i costi, come associamo molto spesso le nostre convinzioni alla nostra identità. Ci identifichiamo così tanto in ciò che crediamo vero da non riuscire a privarcene più, perché quando una persona mette in discussione o un evento mette in discussione una nostra convinzione, ciò che noi riteniamo vero in senso assoluto, temiamo che una parte della nostra identità e quindi una parte di noi stessi ci venga portata via, come se si trattasse di una minaccia alla nostra stessa esistenza. Il punto è questo, che per cambiare non serve fare qualcosa di così eclatante, di così diverso da sconvolgere in un momento soltanto tutte le nostre abitudini, tutto il nostro modo di pensare. È la vita stessa che ci porta in determinate situazioni a dover fare delle scelte. Le scelte ottimali sono quelle che ci consentono di crescere comunque, perché crescere vuol dire cambiare. Come possiamo affrontare il cambiamento in modo fluido, naturale, piacevole, al punto che neanche ci accorgiamo di cambiare, così che non vada, tra virgolette, minacciare la nostra identità, chi noi crediamo di essere, sfruttando semplicemente gli eventi che ci accadono. Possono essere più o meno piacevoli a nostro giudizio. In ogni caso, qualsiasi cosa ci succeda, e mi riferisco soprattutto a quegli eventi imprevisti che giudichiamo non molto piacevoli al momento, possiamo chiederci qual è la lezione che la vita ci sta insegnando, qual è il messaggio sotto all'evento che ci succede, perché è indubbio che ogni cosa che ci succede contenga all'interno un regalo. La confezione può sembrarci meno gradevole, l'aspetto meno invitante, ma dentro c'è un regalo, se vogliamo, e scopriamo come fare a coglierlo. Per arrivare a questo, logicamente, c'è un percorso da fare. Possiamo, per esempio, autoeducarci a lasciare andare quell'atteggiamento che ci è stato un po' inculcato dalla scuola, per cui le cose o sono giuste o sono sbagliate, abbiamo fatto un errore, abbiamo commesso qualcosa che forse è irreparabile e se è un fallimento ne va della nostra reputazione, effetto valanga, si salvi chi può. Alla fine possiamo reincorniciare il tutto sotto forma di lezione da apprendere, numero uno. Numero due, quello che noi chiamiamo fallimento, possiamo riformularlo come espressione in altri termini, ad esempio come: non sono ancora riuscito a trovare la soluzione ideale a questa situazione o a raggiungere questo determinato risultato, e così via. Quindi, una volta che ci siamo autoeducati allo sdrammatizzare, al sorridere alla vita, possiamo procedere con il considerare ogni singolo evento che ci succede come un potenziale insegnamento. Il secondo modo per camminare dolcemente verso la conquista di un atteggiamento favorevole al cambiamento è chiederci: come posso usare l'evento imprevisto, in apparenza poco gradevole, a mio vantaggio o comunque a vantaggio del maggior numero di persone, non solo mio ma anche dei miei amici, dei miei familiari, delle persone intorno a me? Come posso esprimere in altri termini il modo in cui io mi racconto ciò che mi è appena accaduto? Posso inventarmi una storia con cui descrivere l'evento imprevisto che mi è successo per trasformarlo in un qualcosa che può avere delle conseguenze positive per me o per le persone a me vicine. Anche questo è cambiamento, è un cambiamento interiore attivo, sicuramente quello di chi dice, di fronte a una particolarità del proprio aspetto fisico, del proprio carattere: questo è un mio difetto e me ne vergogno, lo nascondo, oppure faccio di tutto per non farmi vedere da quella parte perché mi si vede quella cosa, quel neo. Può essere qualsiasi cosa. Ovvio che anche qui serve fare un percorso di consapevolezza e di autostima e di autoaccettazione. Si arriva un po' alla volta a dire: sai che c'è? Io non temo più il giudizio delle persone, cambio io. Quello che consideravo un difetto lo propongo come virtù, ne faccio il mio brand.
Quindi tutto parte da qui, dal modo in cui scegliamo di vedere quel difetto, perché quello che noi chiamiamo difetto non possiamo sapere ora, finché non cambiamo atteggiamento verso noi stessi, se diventerà qualcosa che giocherà a nostro favore. Sono a New York e un giorno arriva un supplente. Il supplente dell'insegnante di monologhi mi viene a dire qualcosa sfruttando una mia infelice considerazione. La mia considerazione era questa: chiedo scusa fin da questo momento, ma il mio inglese non può essere un inglese perfetto perché io sono italiana. L'insegnante mi guarda e mi dice: il tuo è un accento bellissimo, esotico, molto sexy. Ha praticamente riformulato quello che doveva essere per me un motivo di quasi di pudore, l'ha trasformato in un brand. Da quel momento io mi sono sentita la persona che aveva qualcosa che gli altri non avevano, e questo qualcosa che gli altri non avevano era il mio accento particolare, che magari al momento non si riusciva ad individuare, perché non riescono subito a capire da che parte del mondo vieni, soprattutto se hai una pronuncia pulita. Certo è, non è la pronuncia del nativo newyorkese, e quindi si capisce che non sei di lì. Il difetto di pronuncia diventa brand, o l'inflessione tua particolare diventa una tua caratteristica, un tratto distintivo del tuo modo di essere che fa di te la persona unica che sei. E quindi perché nascondere ciò che potresti quasi, anzi senza il quasi, usare a tuo favore? Anche questo fa parte del processo di cambiamento, il cambiamento interiore. Stai vivendo da qualche tempo una situazione di stallo, sembra che nulla intorno a te succeda, che quello che tu desideri tanto non arrivi, il tempo si allunga, l'attesa ti snerva, cominci ad annoiarti, a spazientirti, a sentirti magari anche un po' frustrato, frustrata. Allora, perché non trasformare la situazione di stallo in una svolta repentina? Laddove le circostanze non cambiano, cambia tu. Muoviti tu, fai accadere le cose. A volte basta una singola decisione, decidere di uscire una sera incontrando persone diverse, quelle persone conoscono altre persone che conoscono altre persone che conoscono altre persone, il mondo si muove e si adatta al tuo movimento, è una danza. Quando ti accorgi che il ballerino, che è la vita, davanti a te non muove nessun passo da qualche tempo, sii tu ad azzardare un passo in avanti e vedrai il mondo scostarsi e farti passare. Quando si ha a che fare con un amico, un'amica, un parente, una parente, colleghi di lavoro, ci si deve convivere un tot di ore al giorno, quindi è utile fare questo tipo di considerazione. Le persone non cambiano, cioè cambiano ma per i fatti loro, devono fare il loro percorso evolutivo. Quindi se noi non sopportiamo qualcosa del comportamento di qualcuno, a meno che non abbiamo un grado di confidenza tale da permetterci di avere un'interazione con questa persona e poter comunicare quello che a noi non fa piacere o non ci mette a nostro agio, affinché l'altro possa anche a sua volta adattarsi e cambiare per venirci incontro, siamo noi a cambiare. Cambi tu, cambia il mondo intero. Cambiano le circostanze, cambiano le persone intorno a te. Quindi sii tu sempre a fare il primo passo. Il cambiamento è la fonte di ogni movimento, inteso come anticamera di crescita, arrivo di un valore aggiunto. Il solo fatto di cambiare implica che tu hai trovato il coraggio per farlo, hai vinto le tue paure, hai vinto le tue remore, i tuoi timori, ti sei buttato. Anche questo è un cambiamento. Un po' per volta ci si assuefa a ciò che consideravamo, tra virgolette, un po' scomodo. Uscire dalla zona di comfort è un'abitudine, non è che lo fai una volta per sempre. Sei costretto a farlo ogni giorno e la tua zona di comfort poi si allarga man mano che tu fai dei passi avanti o intorno a te, e quindi c'è sempre da andare avanti o da muoversi. Perché? Perché i confini della zona di comfort tenderanno sempre ad allontanarsi dal centro. La tua area di influenza aumenta e quindi dovrai andare ancora più in là per costruire qualcosa di nuovo, per far accadere qualcosa di nuovo nella tua vita, per vedere la bellezza della vita nel suo flusso, nel suo movimento. Altrimenti la tua vista è limitata a quello che è immediatamente vicino a te. Invece è bello allargare i propri orizzonti. E vincere la paura è un'abitudine. Una volta che l'hai fatto, poi lo farai sempre più facilmente. E a quel punto quell'adrenalina che ti prende, ti coglie, quando sai che stai per fare quel passo un pochino più lungo di quello che sei abituato a fare,
Ah, diventa un'emozione quasi piacevole. Certo che ci vuole coraggio. Ma del resto, noi tutti abbiamo paura di qualcosa. Avere coraggio significa vincere la paura e andare avanti comunque. Ci vuole tanta disponibilità ad adattarsi. Se il cambiamento avviene fuori di noi, cambiamo noi dentro per poterci adattare all'ambiente mutato. Se siamo noi a cambiare, automaticamente di riflesso cambierà anche la realtà circostante. Jasmine, è una vita che lo faccio. Ho sempre fatto così. E allora il tempo non giustifica la bontà delle nostre scelte. Esploriamo nel campo delle infinite possibilità e andiamo per tentativi ed errori, sapendo che non c'è nulla di sbagliato in sé. Siamo noi a giudicarlo tale o a percepirlo tale. È semplicemente un qualcosa che noi mettiamo in atto che richiede un successivo aggiustamento. È tutto qui. Per crescere, per migliorarci, per fare qualcosa di nuovo, per fare qualcosa di creativo, si passa attraverso lo scarabocchio. Qualunque arte richiede il pasticcio inizialmente. Ed è bello pasticciare, ed è bello fare questo per tutta la vita, sapendo che il pasticcio può essere arte in sé. È ricerca. Se cambia il nostro obiettivo, cambia il risultato che vogliamo raggiungere, anche il pasticcio diventa diverso, è fluido. Quello che è pasticcio per un'altra persona, per me potrebbe rivelarsi la soluzione geniale, il cosiddetto uovo di Colombo. Ciao a tutti.